Bene a tutti ragazzi, qui ci sta parlando. Oggi sono qua con un nuovo video su GTA. A grande richiesta vi ho portato un glitch dei soldi che si può fare da soli. Ovviamente funziona dopo l'ultima patch 1.28, 1.26. Quindi su tutte le piattaforme, sia PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e anche PC. Quindi ragazzi, direi di cominciare subito. La prima cosa che dovrete fare sarà ottenere gli obiettivi giornalieri. Come si ottengono gli obiettivi giornalieri? Beh, è molto molto semplice. Come prima cosa dovrete aver raggiunto minimo il livello 15. Infine, come seconda cosa, dovrete semplicemente attivare il menu di interazione e appunto là ci saranno i vostri obiettivi giornalieri, che saranno 3 missioni. Bene, che cosa dovrete fare? Dovrete sceglierne una di queste qua, vedere qual è quella che secondo voi è più semplice. Quindi una volta fatto ciò, quella sarà l'unica che voi non dovrete fare, perché infatti dovrete occuparvi prima delle altre due. Una volta completate le altre due, cominciate anche la terza, che appunto per voi è un pochettino quella più semplice. Completata la terza missione, quindi una volta averle finite tutte e tre, otterrete $25.000. Una volta ottenuti $25.000, in basso comparirà un cerchietto giallo che comincerà a girare. Bene, quello significa che GTA sta salvando il vostro guadagno dei soldi. Appena sparirà il cerchietto giallo, quindi dovrete essere molto veloci. Appena vedrete scomparire il cerchietto giallo, dovrete disconnettervi da internet, il che vi farà respawnare nella modalità storia. Una volta nella modalità storia, riconnettetevi e tornate in GTA Online. Quindi una volta in GTA Online noterete due cose. Come prima cosa, andando al menu di interazione, noterete che voi avrete completato solo due delle tre missioni giornaliere. Quindi appunto avrete completato le due che non vi piacevano e ci sta quella che è un pochettino più semplice, che ancora potete fare. E come seconda cosa, molto più importante, è il fatto che i $25.000 che voi avevate guadagnato li avete effettivamente guadagnati. Quindi appunto per fare questo glitch dovrete semplicemente rifare quella missione, con la quale guadagnerete altri $25.000. Poi una volta che sparisce il cerchietto giallo, vi disconnettete da internet, andate nella modalità storia, vi riconnettete, andate in GTA Online, rifate la missione, eccetera eccetera eccetera. Personalmente l'ho trovato un metodo davvero tanto facile, davvero tanto veloce, perché infatti una volta fatte le due missioni che non vi piacciono, fare la terza sarà un gioco da ragazzi, soprattutto se vi capitano missioni del tipo passa sotto a un ponte in una gara aerea. Ad ogni modo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto. Vi ricordo qua sotto nei commenti potete suggerirmi qualche glitch che vorreste vedere, come potrebbe essere immortalità, invisibilità, non lo so, guidare nel garage, tutto ciò che vorrete. E quindi ragazzi, infine vi ricordo di seguirmi su tutti i social che trovate qua sotto in descrizione. Per ultima cosa vi voglio dire che oggi alle 13 è uscito un video su Destiny, quindi non ve lo andate a vedere perché è davvero molto figo. Noi ci sentiamo prossimamente, bella.